siamo a fuoco, sì. Bene, sto imparando, ragazzi. Allora, siamo appena arrivati a Rimini, prima tappa supermercato per comprare giusto le cose che servivano per affrontare questi giorni di fiera. Allora, qui abbiamo un Alessandro selvatico impegnato a mettere a posto il caffè. Guarda braccia, se no pensano che sono secco. Spessissimo. Allora, abbiamo portato il pollo da casa perché più che altro per praticità, perché è già tagliato e pesato. E poi abbiamo preso dal bume un po' di verdura, acqua, non dimenticatevi mai dell'acqua, ragazzi. Qua ci sono anche cibi per le nostre ragazze, perché ovviamente anche loro sono a dieta. Vieni qua. Allora, questa non guardatela perché è crema di pistacchio, la sostituiremo all'olio perché non abbiamo voglia di sporcare troppo le schiscette, non si sa mai che magari si rovescia olio da qualche parte, dato che saremo in giro tutto il giorno. Abbiamo dello yogurt greco, 0% di grassi, siccome la mia ragazza preferisce, tipo in questo caso, vaniglia e pesca, li preferisce con il sapore, quindi hanno 4 grammi di carboidrati e 10 grammi di proteine, mentre questo qui, che è il greco normale, ha lo stesso 4 grammi di carboidrati e 10 grammi di proteine, sono 150 grammi, quindi 15 grammi di proteine, ottimo per una merenda o uno spuntino nel caso la mia ragazza lo usa a colazione. Queste ce le hanno regalate, ma non le useremo. Mentre qua per l'altra ragazza abbiamo cetriolo, finocchio, bresaola e tacchino, tutta roba magra che si può usare tranquillamente, ancora yogurt magro. La mia ragazza invece utilizza il cioccolato a colazione, anche questo portato da casa e pesato perché lo usa come fonte di grassi a colazione. Frutta, vabbè, qua in insalata, frutta, io mi mangerò, visto che siamo qui 3 giorni, ho preso 3 banane, ancora verdi perché più maturano, ricordatevi che più matura la banana, quindi in questo caso è molto verde. Dentro comunque è già buona. Più è matura, più i carboidrati diventano semplici. Già gli zuccheri sono molto semplici, ma diventano ancora più semplici di quello che sono. Poi cosa c'è? Prugne, kiwi e penso basta. Ah, burro d'arachidi. Non facciamo vedere la marca. In questo caso Alessio preferisce tenerlo in frigo, anche se secondo me diventa un po' troppo duro. Io invece ce l'ho qua sopra e preferisco tenerlo sempre un pochino più morbido. Poi facciamo vedere qualcos'altro. Qua oscuriamo sempre le marche. Ho due flav drop, chiamiamoli flav drop, gusto vaniglia e cioccolato, avena già pesata per 3 giorni, vitamine, multivitaminico, omega 3, vitamina C, vitamina D3 e glucosamina per articolazioni, sale rosa dell'Himalaya con bilancino per la droga, fatto apposta. Cos'altro? E niente, poi abbiamo preso le uova. E poi, come non fonti... dimenticare i carboidrati. Esatto. Pane di segale e gallette. Buonissime. Di questo. Comodissime. Per noi, per le nostre ragazze. Fette biscottate integrali. Del fibra, tonno. Cosa sono qua? Bastoncini di crusca. Bel tonno, altra fonte proteica. E queste fette croccanti che sono tipo dei crackers. Sempre per le ragazze. Sempre per le ragazze. Non sono ottimi come nutrienti. Noi preferiamo materia prima. Però in questo caso abbiamo preferito arrangiarci piuttosto che prendere del riso, così non dobbiamo stare a cucinarlo. Cuciniamo solo il pollo, quello lì ce le portiamo dentro nella confezione direttamente. Cos'altro? Caffè? Non dimenticatevi il caffè come pre-workout. Scusate, un'altra cosa, ultima. Mi raccomando, costa una cavolata, costa 10, 15, 20 euro, dipende da che modello prendete. E se non avete questa, non potete iniziare una dieta come si deve, perché dovete pesare le cose, pesare gli alimenti. E dovete aver tutto tracciato. Noi usiamo per esempio un'applicazione che ci tiene tutto tracciato i macronutrienti per filo per segno, sappiamo esattamente che cosa mangiamo. Se non sapete come fare, se avete voglia di chiedercelo, noi rispondiamo tranquillamente. Scriveteci sulla pagina Instagram di Palestrate Affamati e vi daremo una risposta. Poi un altro consiglio utile è di utilizzare il lecca padelle. Adesso non so come si chiama questo attrezzo qua. Lecca padelle. Per non graffiare le pentole, perché è odioso davvero quando poi si strofina sul fondo della pentola e si butta via la pentola dopo pochi giorni. E più che altro, oltre a rovinare le pentole, le padelle, che le vostre madri saranno molto contente di comprare nuove, il teflon non è digeribile, quindi vedete un po' voi. Ah, io pensavo che aiutasse a stimolare la produzione di testosterone invece. You should never have to hide. I can see.
see the stars inside you. Please just open up your eyes. Molto bene ragazzi, prima giornata di fiera finita, adesso rientriamo e finalmente ci lanciamo nel mare. Ringraziamento speciale ai nostri due angeli custodi che oggi ci hanno fatto una marea di fotografie. Sì, cagnolini. Angeli custodi. Ale si è spaccato tutto. Ma quanto sei grosso adesso? Guardate. Questo devo bipparlo. Si vede? È da fuoco? Non lo so. Ragazzi, che dire, sono stati due giorni di fiera molto faticosi. Molto faticosi. Abbiamo fatto back day e chest day. Siamo pompati un pochino per la fiera. Ci siamo divertiti. Adesso abbiamo preso un po' di gadget, abbiamo preso un po' di proteine, ma ovviamente non le possiamo mangiare perché io sono intollerante al lattosio, quindi avete capito? Poi siamo pure al mare, quindi siamo in tema. E che dire, se vi piacciono le nostre magliette, vedremo di farne delle altre. E adesso ci godiamo un po' al pomeriggio al mare. Pomeriggio, alle 3, alle 4. Mangiamo. Una bella merenda, un bel bagnetto e relax. Mi raccomando ragazzi, mangiate. Buon appetito. Buon appetito ragazzi.
Voi sapete cosa vuol dire, vero?